Buon pomeriggio e bentornati al TG Flash. La Corte Suprema britannica ha dichiarato non legale la sospensione del Parlamento chiesta dal Premier inglese Boris Johnson fino al prossimo 14 ottobre. Il verdetto è stato raggiunto all'unanimità dagli 11 giudici. La prorogazione era stata voluta dal Primo Ministro nel pieno della crisi sulla Brexit. Sono stati così accolti i ricorsi di oppositori del governo e attivisti pro-Remain. È come se il Parlamento non fosse mai stato prorogato, ha decretato la Corte, attribuendo ora agli speaker di Camera dei Comuni e Lord il potere di riconvocare le Camere quanto prima e dichiarando la devise del Premier alla Regina immotivato ed inaccettabile. Torna il maltempo in Capitanata, la protezione civile regionale ha diramato un'allerta di meteo gialla in tutta la regione, fatta eccezione per alcune aree come il Salento. L'allerta durerà fino a questa sera, potrebbero profilarsi anche dei violenti temporali. Occupiamoci adesso di plastica perché è intervenuto l'assessore regionale Stea che ha messo in evidenza la sua opinione per quanto riguarda l'iniziativa del Plastic Free. Ascoltiamo il servizio.